Ragazzi, bentornati, bentrovati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Darksiders War Master Edition, sono contento, ve lo dico sempre, che questa serie sta andando avanti perché la seguiamo in pochi, è vero, sto cercando di portarla con frequenza, però vedo che la guardate veramente, veramente tanto, soprattutto come minutaggio, quindi vuol dire che forse avevate ragione, cioè il primo forse è veramente il migliore. E dico forse ci siamo. Comunque abbiamo appena sbloccato Misericordia. Questo praticamente. Non ho capito se ci hai già buttato fuori. Comunque questa è Misericordia. Fammi capire. Ok, questa è la parte così. Perfetto. Non l'ho posizionato. No, forse c'è qualcosa che non mi ha messo ancora. Perché io l'avevo posizionato. Ancora non me l'hai messo questo. Che palle. A volte un'impressione come se mi spostasse. Dottrina del combattimento devastatore. Ok. Vediamo se me lo lascia. Perfetto. Ok. Ora voglio capire. Eccolo qui. Lo mettiamo di qua. No. Non capisco perché non me lo metto. Messo? Posto? Ci siamo. Vabbè. Credo che. Ok. Allora faccio vedere come si utilizza. Credo che mi abbia già sbattuto fuori, eh. Dove dobbiamo andare? Momento. Momento, momento, sono qua. Riporta il cuore dell'artefatto a Summer. Indicazione, sono di qua. Generalmente lo utilizziamo abbastanza spesso. Sì, ok. Vado di qua? Mi sa di sì. Sento dei brutti rumori comunque. Ah, ma là ci sta. Aspetta, aspetta. Là c'è Vark. C'è Vark. Vediamo se possiamo sbloccare qualcosa. Aspettate. Hai Allora. dato all'affranta un motivo per piangere. Sì. Il vecchio Vulgrim ha qualcosa di nuovo per te. Allora, scambia gli artefatti. Il vecchio Vulgrim ha qualcosa di nuovo per te. Abbiamo mietitura, ma qui che cosa abbiamo? Proiettili a impatto. Abbiamo 10.000, quindi sai, incrementa la quantità di danni inflitti a misericordia. Attacca di ok, quindi penso che. La tua saggezza è pari alla tua forza. Ok, mentre invece spada direi di restare così, falce pure. Facciamo spada. La carica. Una tecnica potente che trapassa i nemici. Ah, sì, Hai certo. fatto un ottimo affare, È amico. normale, lo vendi tu. Questo incrementa la portata della frequenza dei colpi a questo attacco. Questo pure lo utilizzo, quindi lo avveliniamo. Ok, penso di aver becchiato tutto. Ok, così. Vabbè. Andiamo avanti, dobbiamo andare da quest'altra parte. Ok, ecco, te l'ho detto. No, fa niente, dai. Ci caschiamo sempre a stessa storia. Ci vuoi un'abilità, eh? Come si dice, c'ho il brevetto per queste cose, ok. Questa è la stessa strada di prima, comunque. Dovremmo poter scendere tranquillamente. Però sento dei rumori strani ogni tanto, vabbè. Non so se sto tornando indietro. Allora, fammi capire un attimo una cosa. Non è che forse. Allora. Voglio capire se tipo, per esempio, mi conviene. No. Vado avanti, dai. Pensavo che tipo potevamo tagliare attraverso il varco, ma non credo. Provo a schivarli perché sennò perdiamo troppo tempo dobbiamo andare in alto. La musica incalza. Ah, ma là non ho sbloccato là. Eh no, aspetta un attimo, perché là ci potrebbe essere qualcosa che ci può interessare. Allora, non mi ricordo. È questo, sì. Ma di qua però. Una semplice
Ah, vedi, ok. Frammento dell'ira, raccogli quattro promettite per creare una sfera dell'ira, che incrementa l'ira massa di guerra. Vabbè, ci sta più niente, no? Sì. Allora abbiamo fatto bene a romperlo e sfondarlo. Ma se non passavamo non ci saremmo mai andati. Come mai non hanno messo niente per... Comunque, è vero che mi hai spostato qua. Ah, ok. Il passo. Aia. Però non è che le squarti tanto, eh. Aia. Ok, dai. Aia. No, no. Ok. Fortuna a dire che secondo me se riusciamo a utilizzare bene il bloccaggio. Aia. Vediamo un po' se riesco a fare. Ma comunque va un po'. Dai. Buono anche il fatto che adesso dobbiamo andare meglio. Ci ha portato bene perché così mi ha permesso di recuperare un po' di roba. Dai. È andato. Non me lo dai. E vai. E dai. Io mi rendo conto che sei tu avanti, però. Che due palle, dai. Allora, di qua. Ok, questo. E andiamo. Non è male comunque. Bravi, decidete. È andato. Allora, dove sta il bar? Allora, il bar sta di qua, però qua si può anche passare, penso, sì. Allora, proviamo ad andare di qua, dai. È probabile che siamo abbastanza vicini. Anche perché così riesco a recuperare anche cose che ci siamo persi durante la strada. Uno pare che non perde niente, però alla fine poi ci perdiamo. Allora, però così devo fare tutto il percorso. Ma oh, porca miseria. Ok. Allora, qua l'avevamo già messo in moto, quindi con cautela. Dove entro? Di là? Non vediamo. Sì. Ok. Anche se non è che mi sto... Vabbè, là forse mi potevo guardare intorno pure all'altra parte e vedere se c'era qualche altro... Anche ora.
Adesso siamo molto, ma molto più forti, eh. Allora, fammi capire. Di là o di là qua? Si ricorda ancora un po' scarsa, eh? Vedo che fa proprio pochissimi danni. Andiamo, va, dovremmo esserci adesso. Aia. Così ti sei divertito. Guerra e il martello nero divertito. Che fanno il tiro al piccione. Si vedono parecchie cose. Ha detto che sono coglione. Una prigione, Samael. È difficile tenermi nascosto qualcosa, cavaliere. Una volta che ho deciso di scoprirlo. E che cosa sai dell'Auriel? Ah, pensavo che i cavalieri fossero al di sopra di interessi mondani. Lei crede che io abbia ucciso Abaddon? La guardia degli inferi adorava il suo defunto signore e condottiero. Quanto a Auriel, si potrebbe dire che la sua ammirazione non era proprio solo professionale. Lei farà di tutto per punire chi è il responsabile. Ho combattuto il demone che ha ucciso Abaddon e lui sarà punito. Straga, è il più forte degli eletti. Senza dubbio lo affronterai di nuovo. Egli trae forza dall'aguglia e non resisterà a lungo lontano da essa. Con tutto quello che ti ho insegnato, potresti anche sopravvivere alla riunione. Che cuore desideri, demone? Lo Stygian è il re degli antichi vermi, che ora infestano le lande cineree. Non sarà facile. I vermi si riproducono bene in un terreno così fertile. Fertile? Fertile grazie alla morte. Al decadimento. Tutte le sue terre ne sono coperte. Le ceneri dei morti. Potresti avere fortuna. Sembra che certi stupidi demoni diano la caccia ai vermi per divertirsi. E cacciano anche altre creature. Le più forti sono messe a combattere in arene che grondano sangue. I demoni vorrebbero domare lo Stygian. Ma non sanno che all'interno del mostro là batte il cuore nero dell'eletto. Come evitano i demoni i vermi della cenere? Tu conosci le cronosfere? Un dono degli antichi. Si dice che padroneggiare le cronosfere significhi padroneggiare il tempo. Lo si può anche fermare o persino spostarlo avanti e indietro. Esatto. Gli antichi maestri sono scomparsi. Ma i demoni hanno imparato ad usarle, anche se non così bene. Posso darti qualche insegnamento di base sulle cronosfere. Non sarà molto, ma forse ti basterà per evitare i vermi. Forse? O forse no. Ma cosa c'è di certo in questo mondo? Oltre alla nostra parola, naturalmente. È un passaggio. Ah no, te ne va. Passaggio è per te, non è per noi. Cronomante, la cronosfera ora reagisce alla presenza di guerra. La cronosfera utilizza la loro energia per allentare il tempo. Ah, e come facciamo per allentare il tempo? Un momento, allora, secondo me, che non vorrei che magari. Accessori, ira, no. Non è questo sicuramente. Dovrebbe essere questo. Contrattacco. Vabbè. Qua quanto stiamo? Niente. Posso posizionare qualche altra cosa? No, nemmeno. Vabbè. Vado di qua. Allora, vediamo un po'. Sì, dobbiamo ritornare all'altra parte, quindi esco
torniamo indietro. Devo andare a destra o a sinistra? A destra? No, andiamo a sinistra, scusa. Allora di qua. No, dall'altra parte. Dove può... Ah, allora era... È praticamente il punto che avevamo fatto prima. Che forse credo che non vi farò vedere. Poi non lo so, dipende un po' in fase di montaggio che cosa facciamo. Perché praticamente è arrivato a un punto dove si poteva andare avanti, ma poi mi sono... cioè no, bloccato, cioè non sono andato più avanti. Vediamo se riesco a mollarti qualche cosa. Scusami. Scambiamo questo artefatto. Ok. La carica da più insieme a metiture. Però non è che mi fa impazzire questa. Incrementa il danno di questo attacco. Montante, ok. La tua saggezza è pari alla tua forza. Ok. Salve. Ciao. Ok, così adesso siamo un po' più forti. Infatti, come potete vedere, non incontriamo nessuno. Perché ci sono già stato. C'era una cosa che non avevamo sbloccato, ma evidentemente ci dovevamo andare dopo. Infatti così è stato. Infatti lì avete visto. Vabbè, là c'era un forziere, abbiamo già sbloccato. Bella sta luce. Vabbè. Ah, ancora. Momento. Ok. Là c'è qualcosa. Io non capisco là come facciamo a sbloccarlo. Vediamo un po'. Questo cos'è? Sembra un disco. Ah, vedi, ora perciò non si sbloccava. Ecco, aspetta, chiudono il potere di rallentare il tempo. Usa la lama incrociata per attivare le cronosfere da lontano. Rallenta il tempo per evitare pericoli o per riuscire a risolvere gli enigmi. Usa la lama incrociata per da lontano. Ok, quindi la lama. Vediamo un po'. Ok, allora era così, dai. Oh mamma mia, ci sta un bel tizio là, eh. Allora lì... è morto già, visto? Ok. Allora, questa che fa? Alzi sempre il ponte. Il ponte, la... Vabbè, sì. Giusto per controllo. Questo ce lo becchiamo. Non c'è niente di qua, dobbiamo risalire da qua. Sento visite. Buonasera. Ok. Di qua. Allora, sento qualcosa, attenzione. Non ho capito dove cavolo devo andare, qua. Ah, vedi, ok, perfetto. Artefatto soldato. Queste antiche insegne furono assediate alle regioni dell'inferno come trofei per la carneficina degli ultimi giorni. Riporta la furgone. Vabbè. Oh, momento. No, poi non ci abbiamo misericordia. La strada asciutta. Comunque il po'. Ah, adesso sono più forti. Ecco.
più forti adesso. Sembrano tipo modificati. E qua devo stare attento adesso, perché mi beccano un paio di volte. Ragazzi, vi lancio un po' di macchine, non so se siete amanti delle macchine. Ah, ok. Vado di qua. Abbiamo già visite. Raga, state calmi un po'. Sì. Aspetta che sono caduto, non ho capito. Quest'arma, questa morfa è fantastica. Non devo aspettarli. Perché se li aspetto li fregano. Ciao ragazzi. Andiamo dall'altra parte. E poi manco là dovevamo andare, cioè nel senso tipo pareva che ci volevano bloccare. C'è qualcuno? Aspetta. Ok. Se riesco a fregarmeli così siamo a posto. Facciamo così? No, che ce l'abbiamo a fare, no? Forse dobbiamo aspettare un po', no? Dai! Andiamo? Perfetto. Ho alcuni boss, secondo me mi devo conservare un pochettino e non andare avanti. Non è che qua c'è qualcosa? No. Neanche di là. Sembra la stessa zona di prima, però sommersa di tipo sale. Allora, un momento, che secondo me... Che serve questo? Ok. Forse mi tira su e devo fare qualche altra cosa. Aspettate un momento, perché non ho capito. Sì, ok, allora è così. Allora c'è qualcosa però. Allora facciamo così, va. Se mi tiri su. Andiamo? Ok. Mappa o chiave? Non imparerò mai, non imparerò mai. No, carneficina, guerra è piena di iodio, riesce. Ah, caos è più veloce. Momento, allora, aspetta. Questa pensa. Allora, caos è più vicina. Io la metterei qua, sinceramente. Potenziamenti. Maestro d'armi. Dai. Mo c'è da fare a saltare dall'altra parte, ma non credo.
Vabbè. Come non detto. Vai, rapido, vai. Di là ce la dovresti fare. La questione è che su questo l'ho trovato molto simile. All'inizio sembra che vai molto lento e non sblocchi una mazza. Ok, chissà perché ce ne ha dati così tanti, eh. Allora ci deve essere qualche punto per poter passare, ma io non lo vedo. Forse dovremmo andare là sopra. Forse dovresti farcela aggrapparti. Ok, sì. Non pensavo di aggrapparsi là, ti dico la verità. No, là non c'è niente. Mettiamo misericordia, che è sempre meglio. Ah. Là secondo me c'è qualcosa, eh. Allora, facciamo così. Ok. Perfetto. Ma qui dobbiamo andare di là o di là? Ma vediamo, Ma io non penso di farcela saltare fino là, eh. Provo? Eh no, dovevi saltare. E non ho capito che hai fatto, ti dico la verità. Oh. Vediamo un po'. Ah, non riesce a saltare così. Eh no. Vabbè, ce le dobbiamo fare tutte e tre, quindi ho capito bene. Allora. Ok. Perfetto. Com'è che non mi fai saltare una stessa cosa? Vabbè, provo ad andare di qua. Perché non ho capito se... No, non si può scendere. Ok. Oh. Io ci volevo arrivare praticamente rapidamente, sì. Bellino. A volte mi viene da ridere. Allora di qua si esce, però probabile che qua sotto ci potrebbe essere niente. Ok, ma non ci farai recuperare niente fino a quando non... Secondo me qua sopra c'è qualcosa. Sì, ok, allora non l'avevo già mappa. Se no c'è qualcosa di buono lì. Frammento della pietra della vita, raccogli 4 frammenti perché la pietra della vita incrementa la salute di guerra. Ok. Grazie per la salute. No! Miseria, no. Ah vabbè, tanto. C'è troppo terrore. Andiamo dritto? Aspetta però. Vabbè. Facciamo una cosa, era di Burgundy, l'abbiamo sbloccata. Io direi di fermarci qua. Da questo umile mercante.
così naturalmente andremo avanti successivamente. Ci vediamo sempre al prossimo video. Bye.